Salve, benvenuto nel salone per capelli ASMR. Avevi preso un appuntamento? Aspetta, controlliamo subito. Possiamo cominciare subito e poi man mano mi dici cosa vorresti, ok? Allora, iniziamo a bagnare un po' i capelli così che è più facile lavorarci sopra. Massaggio ancora anche un po', così da renderli bagnati in modo uniforme. Perfetto, direi che ci siamo. Allora, mentre preparo i miei attrezzi del mestiere, avevi già qualche idea sul taglio? Avevi visto qualcosa su qualche rivista? Avevi delle idee? Diciamo, mi è partito subito il pettine, un taglio abbastanza sbarazzino, moderno. Sì, qui ho le mie forbici. Seghettatura sulla lama inferiore, così che non andiamo a tagliare troppo, ma andiamo solo a sfoltire. Allora direi che possiamo cominciare. Molto belli, si vede che li curi con attenzione. Beh, d'altronde poi se sei venuto nel nostro salone ci sarà un perché. Non capita niente per caso, no? La cura dei capelli per noi è importantissima. Allora, come mi dicevi, farei questo lato un pochino più corto. Essere sufficiente.
se ci fosse mano dell'esperto o se fosse tutta natura. Il taglio più strano che ci è stato chiesto. Beh, in realtà non era proprio un taglio quanto una tinta. Sì, c'era questa ragazza molto, molto particolare, con uno stile molto estroso, e ha voluto che le facessimo metà testa rosa e metà testa verde. Lei aveva i capelli comunque molto lunghi, quindi sai, sul corto ancora potrebbe starci questa divisione, per quanto molto netta, e invece avendo il capello lungo risultava veramente molto molto evidente. Non so se era magari qualche artista aveva magari necessità di fare questa acconciatura, questo colore, per qualche motivo scenico, qualcosa particolare magari. Il risultato comunque è stato molto particolare, ma su di lei stava molto bene. E giustamente poi anche lei diceva, tanto poi li posso tagliare, ricrescono, non c'è problema. Non ha tutti i torti. Noi parrucchieri la vediamo così in fin dei conti, altrimenti nessuno oserebbe di fare qualcosa un po' al di fuori dal normale, sarebbe tutto molto monotono, no? E invece così riusciamo a sperimentare. È molto bello quando abbiamo questi clienti d'avanguardia, diciamo così. Ci mettono di fronte anche a una bella sfida, perché metti che poi il risultato non sia quello che si aspettavano, alla fine la colpa è nostra, anche se la richiesta è stata loro. Ma lei è rimasta molto contenta, fortunatamente. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Sì, forse c'è ancora da accorciare un pochino questo lato, come volevi tu, ma per il resto direi che siamo quasi a posto. Cosa ne dici? Ti piace? Era quello che ti aspettavi? Sì, io sono molto contento, dai. È venuto un bel taglio. Non ne facciamo molti neanche di questi, in realtà. Però su di te sta molto bene, per la tua forma del viso. È particolare, ti dona molto. Perfetto. Allora, siamo a posto così. Ti lascio andare dalla mia collega, che così procede ad asciugarteli e poi puoi andare in cassa. Spero tu ti sia trovato bene e se vuoi tornare, noi siamo qui quando vuoi. Al prossimo taglio, ciao!